Eravamo rimasti. Ma come se la immagina l'anima Platone? Nel Fedro egli la paragona a una auriga che guida un carro con due cavalli focosi, uno dei quali è nobile e di ottima razza, e l'altro un broccaccio di infimo ordine. L'auriga, se fosse per lui, porterebbe due cavalli quanto più in alto possibile. Gli farebbe pascolare nella pianura della verità insieme ai cavalli degli dèi. Non sempre però la cosa gli riesce. A volte il broccaccio punta verso il basso e il cavallo buono non ce la fa a mantenere l'assetto di buono. A questo punto l'anima, per evitare cadute rovinose, si attacca al primo corpo che trova e gli dà vita. Il corpo quindi viene visto da Platone come un alloggio temporaneo dell'anima. Ogni morte l'anima cambia casa, e a seconda che uno dei due cavalli abbia preso il sopravvento sull'altro, sale o scende nella gerarchia delle vite. Ecco quindi il seguito, per la curiosità del lettore, l'elenco delle vite citate da Platone in ordine di importanza. Primo, amante della sapienza e del bello. Secondo, re e rispettoso della legge. Terzo, uomo di Stato o esperto in affari e finanze. Quarto, atleta o medico. Quinto, indovino. Sesto, poeta o artista. Settimo, operaio o contadino. Otto, sofista o demagogo. Nono, tiranno. Nel Timeo, il femminista Platone, lo stesso che nella Repubblica affermava la parità fra uomini e donne, dichiara che se l'anima fallisce come uomo, trapassa in una natura di donna. E se neppure in quest'ultima vita riesce a non essere malvagio, si muta in un animale carino. A voler essere precisi, Platone non si chiede se gli uomini e le donne siano o no uguali, ma solo se a noi convenga che lo siano, in modo da farli lavorare per lo Stato. La Repubblica, 451 d. Un altro esempio di come un'anima possa scegliersi un tipo di vita, Platone ce lo offre nell'ultimo libro della Repubblica. Si tratta del celebre mito di Erro. Platone, Repubblica e Timeo. Erro è un soldato che viene ferito in battaglia. Pensando che sia morto, gli dèi lo portano nell'aldilà e lo fanno assistere, suo malgrado, a una specie di giudizio universale. A un certo punto si chiarisce l'equivoco, ma i giudici gli consentono di restare, a patto che poi riferisca ai mortali tutto quello che ha visto. Ed ecco il suo racconto. Insieme alle anime dei miei compagni arrivai in un luogo meraviglioso dove vidi quattro voragini, due rivolte verso il centro della terra e due che perforavano il cielo. In mezzo, seduti su altissimi scanni, alcuni giudici giudicavano le anime, e a seconda che queste appartenessero a uomini giusti o ingiusti, le spedivano inferi o verso il cielo. Sia le pene che i premi erano decuplicati rispetto alla malvagità e alle buone azioni commesse nel corso della vita. Sia le pene, scusate, che i premi erano decuplicati rispetto alla malvagità e alle buone azioni commesse nel corso della vita. Nel frattempo, dalle altre due voragini uscivano a frotte le anime di individui morti in tempi remoti,
che avevano riscontrato l'appena goduto i premi. Alcune di esse facevano sinceramente pena, tanto erano lacere e sozze, altre invece apparivano allegre e sorridenti. Incontrandosi sia le une che le altre, si scambiavano saluti calorosi e si raccontavano quanto avevano gioito e sofferto. Poi tutti insieme iniziamo un lungo viaggio e ci trasferimo in un altro luogo dove proprio al centro di una radura erano sedute le tre moire. Lachesi, Cloto e Atropo, su tutte le anime furono lanciati sassi contenenti segni di una vita futura. Ce n'erano di ogni genere, vite di artisti, di animali, di scienziati, di atleti, di donne, di schiavi e così via. Ogni individuo, appena veniva estratto dalla sorte, si guardava intorno e sceglieva tra i sassi più vicini con la vita che più delle altre gli sembrava desiderabile. Vidi un'anima prendere con avidità il ruolo di un tiranno senza badare all'amarezza che quel destino le avrebbe procurato. Un'altra raffare la vita di un ricco che non aveva nessun amico. Vidi Aiace e Telamonio scegliere l'esistenza di un leone. Tamiri quella di un usignolo. Agamennone è quella di un'aquila. Vidi Atalanta prendere al volo le vittorie di un atleta olimpico e infine Ulisse, ultimo nel sorteggio, raccogliere sul terreno un sasso trascurato da tutti. Era la vita di un uomo qualsiasi, senza grandi emozioni, fu proprio lui a vivere felice e contento. Il mito si conclude con tutte le anime che prima di tornare sulla terra vengono obbligate, a eccezione di Ara, a bere un pochino di acqua del fiume Lete, in modo da dimenticare le esperienze vissute nelle vite precedenti. Aiace in vita era stato candidato a ereditare le armi di Achille, ma all'ultimo momento gli era stato preferito Ulisse. A quanto pare il giudizio lo aveva profondamente offeso e adesso smaniava di rifarsi. Omero, Odissea, 11, 5, 43, 65. Tamir era un cantore di corte, sfidò le muse e per punizione gli fu tolta. Scusate. E per punizione gli fu tolta la vista, la voce e la memoria. Graves, i miti greci, Longanesi, Milano 63. Agamennone evidentemente preferiva vivere il più lontano possibile dagli uomini, essendo stato ucciso nella vita precedente dalla moglie Clitennastra e dal nipote Egisto. Graves, opera citata. Atalanta, malgrado fosse l'individuo più veloce del mondo, perse contro Melagnone. Per essersi fermato a raccogliere tre mele d'oro. Graves, opera citata. Il mito si conclude con tutte le anime che prima di tornare sulla terra vengono obbligate a eccezione di Ara a bere un pochino di acqua del fiume Lete in modo da dimenticare le esperienze vissute nelle vite precedenti.